Proseguono gli allenamenti del Barletta al Puttilli con il programma che vedrà i biancorossi in campo in Via Vittorio Veneto fino a fine settimana. Non si ferma nemmeno il mercato con De Vezzello Russo che tracciano le evoluzioni dei prossimi giorni e lo stesso presidente Romano che indica i tasselli ancora da inserire in organico. Ci saranno un altro paio di colpi, un centrocampista, un attaccante e un altro portiere, diciamo, poi un difensore centrale pure eh, stiamo individuando un soggetto, insomma, over di qualità che ci possa dare sicurezza al reparto difensivo. Il reparto maggiormente sotto i riflettori è quello offensivo in attacco, però l'obiettivo marco puntoriere è praticamente sfumato. L'ex centravanti della Palmese. andrà a Nardò confermandosi in serie D dopo l'ottima seconda parte di stagione rossonero in dirittura d'arrivo. Dunque il ritorno di Riccardo Lattanzio a Barletta dopo l'esperienza nella stagione 22-23 sarebbe stato raggiunto infatti l'accordo con l'attaccante Andriese che andrà ad implementare il pacchetto avanzato attualmente sulle spalle di Lopez novità in vista, anche a centrocampo con Francesco Mariani pronto a sposare la causa di Mister De Candia l'ex centrale di Nardo e Bitonto classe 2002, si aggregerà ai biancorossi come Mattias Longo compagno di reparto argentino, classe 96 esperienza in Sud America prima di trasferirsi in Spagna con un passaggio anche in Repubblica Ceca quella di Barletta, sarebbe la prima volta in Italia attesa per il reparto difensivo con Romano che annuncia un altro arrivo nel pacchetto arretrato in porta, invece sono giorni decisivi per l'arrivo di Agustin Staropoli, estremo difensore classe 91, proveniente dall'Igea Virtus.